Oggi, in occasione della giornata della memoria e dell'impegno per le vittime di mafia, abbiamo deciso come amministrazione di organizzare questa tavola rotonda informativa. Sono con noi Salvatore Borsellino, che ringrazio, fratello del magistrato Paolo Borsellino, assassinato da Cosa Nostra nel 1992, strage di Via D'Amelio, e da allora attivo nella lotta contro le mafie. Gian Piero Colombo, referente del presidio di Legnano dell'Associazione Libera contro le Mafie, e Federica Marcucci, responsabile del tavolo antimafia di Canegra. Infatti il tavolo riunisce diverse associazioni del territorio. Ora lascio la parola a Salvatore Borsellino, che dalla cosiddetta strage di Via D'Amelio non ha mai smesso di sensibilizzare le persone per contrastare la criminalità organizzata. Che cos'è il movimento delle Agende Rosse? E perché è importante onorare e ricordare le vittime di mafia? Beh, il movimento dell'Agende Rosse è un movimento che nasce sul mio impegno, il quale a sua volta nasce dalla promessa che mi fece fare ai figli che le restavano, nostra madre, la quale subito dopo la strage, il giorno dopo la strage, mentre ancora aveva nelle orecchie quel rombo, quel boato che lei sapeva che le portava via il figlio, perché Paolo quel giorno era andato in Via D'Amelio per accompagnarla dal medico, dal cardiologo, e nostra madre, che era una donna molto forte, senza la quale Paolo forse non sarebbe stato quello che è stato, ha avuto un ruolo importantissimo nostra madre nella nostra vita. Il giorno dopo chiamò i figli che le restavano e ci disse che da quel giorno noi saremmo dovuti andare dappertutto, dovunque ci avessero chiamato, per non fare morire il sogno di Paolo, così ci disse, così lo chiamò, il sogno di Paolo. Ed io è quello che faccio da 30 anni, lo faccio con momenti diversi, con momenti in cui mi ha alimentato la speranza che la morte di Paolo fosse bastata a cambiare le cose, perché avevo visto lo sparire dell'indifferenza, avevo visto l'impegno iniziale dello Stato, della parte sana dello Stato. E ci sono stati momenti di delusione, momenti in cui ho perso la speranza e, avendo perso la speranza, ho smesso di parlare perché non ritenevo di averne il diritto di parlare in nome di quel mio fratello, che invece la speranza l'aveva mantenuto fino all'ultimo giorno della sua vita. Se è vero, come è vero, che nell'ultimo giorno della sua vita scrive una lettera rivolgendosi a dei ragazzi, e in quei ragazzi, pur sapendo che a Palermo, a quei ragazzi, pur sapendo che a Palermo era arrivato il tritolo, l'esplosivo che sarebbe servito per ucciderlo, si dichiara ottimista. E si dichiara ottimista proprio per la sua fiducia nei giovani. Dice queste parole, dice: quando questi giovani saranno adulti, avranno più forza di combattere di quanto io e la mia generazione ne abbiamo avuta. E quindi le ultime parole di Paolo sono rivolte ai giovani, sono un messaggio di speranza. Io ripeto, quando poi invece ho visto dopo i primi tempi, dopo che sembrava che l'indifferenza fosse sparita, ricordate quella che era stata la reazione di Palermo subito dopo la strage, le donne del digiuno, il comitato delle lenzuola, Addio Pizzo, proprio un'organizzazione portata avanti dai giovani. Dopo, a poco invece, tutto è sembrato ritornare come prima e peggio di prima, quando i mafiosi, che erano stati ristretti al 41 bis, vennero messi fuori dal carcere duro. In una volta ben 300 mafiosi fu annullato dal ministro Conso il 41 bis. E a poco, oltretutto, mi cominciai a rendere conto che per quella strage non c'era stato semplicemente, come io pensavo, una scarsa attenzione di chi avrebbe dovuto assicurare la sicurezza di Paolo, dato che quella strada, Via D'Amelio, quel giorno era ingombra di macchine, e questo non rese impossibile il lavoro di bonifica alla scorta di Paolo, che si era lamentata spesso di tutto questo. Pensavo all'inizio che ci fosse stata soltanto una scarsa attenzione alla protezione di quel magistrato. Poi, a poco,
mi cominciai a rendere conto che invece non era così. E sentii parlare di un'agenda rosso che io conoscevo, l'avevo visto in mano di mio fratello, ma non sapevo che fosse sparita, non sapevo che fosse sparita anche la borsa di Paolo. E quando quella borsa fu ritrovata, l'agenda non c'era più. Quindi a poco mi cominciai a rendere conto che c'era qualcosa di diverso. E allora nel 2007 scrissi una lettera aperta, la scrissi sulla rete e si intitolava, purtroppo si intitolava 19 luglio 1992, una strage di Stato, perché questo mi ero reso conto essere stata quella strage, non soltanto una strage di mafia, ma una strage in cui avevano interagito anche pezzi deviati dello Stato. Se è vero che, come è vero, come dalla testimonianza di un poliziotto, che subito dopo la strage, alla prima volante che arriva, trova una persona che si aggira in via D'Amelio, una persona in giacca e cravatta, e quando gli viene chiesto chi sia e perché sia lì, risponde di essere una persona dei servizi e parla di una borsa di Paolo Borsellino. Quella borsa proprio che sparisce e che poi quando viene ritrovata non contiene più quell'agenda rossa, che Paolo è un'agenda rossa come questa, esattamente uguale a questo, un'agenda rossa dell'Arma dei Carabinieri, che Paolo, da cui Paolo non si separava mai. Mi resi conto quindi che c'era qualcosa di diverso e scrissi quella lettera, e da allora cominciai a cercare sulla rete gente, persone che fossero disposte insieme a me a fare quella lotta per la verità e per la giustizia, che è l'unico obiettivo del mio movimento dell'Agenda Rossa. È un movimento antimafia però che ha come unico obiettivo quello di cercare verità e giustizia. Una verità e una giustizia che purtroppo a 30 anni di distanza ancora non siamo lontani dall'avere, ma addirittura in questi ultimi anni sembra che si sia allontanata la possibilità di avere verità e giustizia. Certe sentenze sui processi che si sono svolti dopo quel Borsellino Quater, in cui sembrava esserci stata una svolta, quel Borsellino Quater in cui dalla Corte nella sentenza viene stabilito che c'è stato un depistaggio, che è stato un depistaggio di Stato e che aveva lasciato intravedere un barlume di giustizia, purtroppo le sentenze che sono venute dopo hanno allontanato quella possibilità, in particolare l'ultima sentenza di Palermo, la sentenza di appello sul processo per attentato al corpo politico dello Stato, nella quale la sentenza della quale stiamo aspettando ancora le motivazioni, dice che la trattativa c'è stata, ma chi l'ha portata avanti è stato assolto perché il fatto non costituisce il reato. E in effetti è vero, nel codice penale non esiste un reato di trattativa e la trattativa può essere ammessa se serve per esempio per salvare la vita degli ostaggi in mano dei terroristi. Una trattativa è ammissibile che ci sia, ma una trattativa è ammessa che ci sia quando porta a salvare delle vite umane, non quando causa altre stragi, perché questo è quello che è successo, perché la controparte della mafiosa, per alzare il prezzo della trattativa, ha portato le stragi addirittura sul continente. C'è stata dopo la strage di via D'Amelio, la strage di via dei Giorgofili, la strage di via Palestro, gli attentati sono stati portati al corpo, sono stati portati al patrimonio artistico dello Stato, perché qualche mente raffinatissima deve avere suggerito a questi criminali che ucciso un giudice ne può venire fuori un altro, ma se si distrugge il patrimonio artistico dello Stato, questo non può essere ricostituito. E quindi anche se la trattativa non è un reato, se non c'è nel codice penale un reato di trattativa, la trattativa può essere giustificata se porta a salvare delle vite umane, non se porta ad altre stragi, come ritengo sia successo con questa trattativa, che ritengo anche sia costato la vita a mio fratello, perché mio fratello di questa trattativa ad essere venuta a conoscenza, di quella trattativa avrà scritto in quell'agenda rossa che è sparita, e questo è quello che si prefigge gli obiettivi del mio movimento, questo
di avere, quello di avere verità e giustizia su questi punti oscuri nella storia del nostro paese, che devono assolutamente venire alla luce. E io dedicherò fino all'ultimo giorno della mia vita per cercare questa verità e questa giustizia. È giusto. Parole forti, parole importanti. Lei ha citato i giovani e la speranza e la fiducia nei giovani. Noi qui abbiamo Federica Marcucci, responsabile del tavolo antimafia di Canegrate, che con i giovani ha lavorato, lavora anche qui a Barbiano, se non sbaglio. Quindi volevamo sapere un po' come è stata questa esperienza a Barbiano, volevamo sapere un po' anche come funziona questo tavolo e qual è il vostro impegno. Ok. Allora, ricordo molto chiaramente il momento in cui abbiamo deciso di far nascere questo tavolo, che era il 23 maggio del 2017, e appunto all'anniversario della casa di Capaci, e accendendo la televisione ricordo di aver visto sulla Rai una serata in cui i vari testimoni, personaggi famosi, cantanti, attori, ricordavano la casa di Capaci e parlavano di mafie. Da quel momento mi sono detta: voglio riuscire a farlo anche io nel piccolo paese di Canegrate, voglio farlo. Quindi sono andata in società culturale, ho proposto questa iniziativa e ho raccolto un grandissimo consenso con l'associazione, tanto che il nostro tavolo è un insieme di associazioni, non è un'associazione singola. E l'obiettivo comune è quello proprio di parlare di mafie, ma attraverso i ragazzi e ai ragazzi. Da qui nasce la collaborazione con il liceo Cavalieri di Parabiago. Appunto, noi siamo entrati nel liceo, abbiamo chiesto alla preside: ragazzi, chi volesse collaborare in questo progetto? Il progetto prevedeva un laboratorio teatrale in preparazione, quindi che durava da gennaio a maggio, e poi una performance in cui parlavamo di mafia. Abbiamo provato quindi a dare uno spazio ai ragazzi, uno spazio in cui loro si sentissero protagonisti, tanto che hanno fatto loro questa idea di combattere le mafie, di parlare di mafia. Tanto che più di una volta abbiamo consegnato direttamente dall'amministrazione comunale un mandato di lotta alle mafie e dargli una responsabilità, dargli uno spazio. E tanto che loro appunto hanno tirato delle striscioni per la performance, e per una delle performance che abbiamo fatto, in passato, hanno creato un giornale in cui ogni ragazzo ha scritto un articolo, ha fatto dei fumetti, ha messo delle poesie, quindi sono stati loro a fare questo grande passo, ovviamente aiutati dal tavolo antimafie. Se dobbiamo però definire un'immagine con cui siamo lavora il tavolo antimafie, il nostro obiettivo è quello un po' di piantare insieme. E io non sono una maestra della scuola dell'infanzia, penso che piantare insieme ai ragazzi e bambini sia il nostro futuro, e quindi è da lì che vorremmo iniziare e che sta lavorando il tavolo antimafie dal 2017. E questo sistema lo alimentiamo durante i nostri anni di lotta alle mafie con i film, appunto cineforum, presentazioni di fumetti legati ai personaggi dell'antimafia, delle testimonianze tra cui appunto siamo riusciti a portare a Canegrate Ignazio Cutrone, testimone di giustizia, che era sotto scorta, 3.000 peripezie, ma siamo riusciti a portarlo da noi, a farlo parlare con i ragazzi e a fargli sentire davvero quanto è forte la lotta alle mafie e a volte poco sostenuta, soprattutto dallo Stato. E ogni anno nel giardino della nostra sede, che abbiamo appunto a Canegrate, come simbolo teniamo sempre qualcosa. Abbiamo iniziato con l'olivo dedicato a Falcone e Borsellino, appunto un olivo che partiva unico e aveva questi due grandi rami, e quindi ci è venuto spontaneo dedicarlo a lui. E poi abbiamo appunto piantato una rosetta di La Garofalo e dedicato la sede con il fratello di Peppino Impastato, appunto a Peppino Impastato. E questo è un po' il nostro compito, la nostra mission che cerchiamo di portare avanti. Beh, grazie, è bello vedere comunque sul territorio come giovani, persone che si impegnano a coinvolgere ragazzi, a tenere alta l'attenzione sul tema della mafia, un tema sicuramente non scontato. Vedete anche dei comportamenti delle persone, avranno denunciato un po' di atteggiamenti, quindi abituare i giovani a leggere gli atteggiamenti e i comportamenti ci aiuterà a fare sicuramente generazioni future più accorte, quindi più propensi a contrastare questi atteggiamenti e comportamenti mafiosi. Quindi veramente un grazie per quello che si fa, perché credo molto
l'importanza di portare giovani di tematico, come sul tema della donna, mafia. Normalmente i giovani sono molto più sensibili e pronti ad assorbire questi temi per poi farli propri per quando diventeranno grandi. E qui adesso ci facciamo un po' al referente del presidio di Legnano dell'Associazione Libera, Piero Colombo, che nella vostra iniziativa di sensibilizzazione sul tema della mafia andate a leggere i nomi delle vittime. Ma quante sono queste vittime? E quanti sono i beni confiscati alla mafia e come vengono utilizzati oggi dalle comunità, dal territorio? Si può portare la sua esperienza? Certo. Volentieri. Ma le vittime sono tante, ad oggi sono state recuperate 1055 storie di vittime innocenti delle mafie, che ogni anno, il 21 marzo, il primo giorno di primavera, Libera ricorda attraverso le manifestazioni che vengono organizzate nelle principali piazze delle città italiane. Ricordiamo che il 21 marzo è stata intitolata come appunto giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie con voto unanime alla Camera dei Deputati nel marzo del 2017. Ma Libera celebra questa ricorrenza già da 27 anni. La prima giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie era stata organizzata da Libera a Roma nel marzo del 1996. E si trattò di una piccola manifestazione organizzata con pochi mezzi, un piccolo palco, un microfono, un volantino distribuito da qualche studente dove c'era scritto: vogliamo ricordarli tutti, quelli di cui leggeremo il nome e quelli di cui non siamo riusciti a trovare informazioni sufficienti. Bene, da quel giorno tutti gli anni in una città diversa, oltre a seminari di approfondimento e momenti di animazione, viene letto il lungo elenco delle vittime e i nomi delle vittime innocenti delle mafie, affinché la società civile mantenga viva la memoria di tutte queste persone. E volutamente si legge ogni nome scandendolo bene, perché ogni vittima ha diritto ad essere ricordato e ad essere tenuto in memoria della nostra società. L'impulso di questa iniziativa fu dato da due donne, Saveria Antiochia, madre di Roberto Antiochia, un giovane poliziotto ucciso dalla mafia nel 1985, e Carmela Montinari, madre di Antonio Montinaro, il caposcorta della scorta di Giovanni Falcone. Furono loro a suggerire a Don Luigi Ciotti, il fondatore di Libera, di organizzare questa avventura perché si erano rese conto che i nomi dei loro figli non venivano mai menzionati nelle cronache del tempo. Ed allora quindi, oggi ricorre la 27ª edizione, Libera festeggia questa ricorrenza. Ma che cos'è Libera? Libera è una rete di associazioni, ad oggi sono oltre 1500, che comprendono cooperative, movimenti, scuole, sindacati, diocesi, parrocchie, il cui scopo è la promozione della cultura, della legalità e della giustizia. Sono realtà impegnate sul territorio per diffondere appunto la cultura della legalità. Libera poi si divide in coordinamenti regionali, coordinamenti provinciali e presidi territoriali. Da poco è nato anche qui nel Legnanese un presidio territoriale, è nato nel dicembre del 2020, un presidio che è stato intitolato a delle vittime, come ogni presidio di Libera viene intitolato a una o più vittime innocenti della mafia. Noi, il nostro presidio ha deciso di intitolare, di dedicare il proprio impegno alla memoria di tre bambine giovanissime, vittime della violenza criminale in quel di Marsala nel 1971.
si chiamavano Antonello Valenti, Ninfa e Virginia Marchese, bambine rimaste uccise per vendette tra il clan di Mazzi. Bene, il nostro presidio appunto è nato da poco, opera sul territorio degli 11 comuni del Legnanese e cerca di aggregare, composto da soci singoli, persone singole, singoli cittadini e associazioni che operano nel territorio per unirsi in nome degli ideali di unità, di giustizia e di contrasto del fenomeno mafioso che è radicato anche nei nostri territori. Come Libera crediamo molto nella sinergia tra gruppi, tra realtà locali e nella condivisione di iniziative e come presidio di Legnano siamo felici di poter rappresentare con i nostri progetti la realtà di Libera sul territorio. Crediamo perché abbiamo voluto creare un presidio anche a Legnano e sul nostro territorio, perché anche il territorio del Legnanese e del Legnanese è importante creare una cultura antimafiosa. Lo dimostrano le notizie di cronaca, le inchieste, che dimostrano come il fenomeno mafioso sia infiltrato anche nella realtà economica e sociale della nostra regione, della nostra provincia, dei nostri territori. E vogliamo coinvolgere il territorio, i cittadini, perché sappiano riconoscere e contrastare le possibili infiltrazioni, le modalità con cui le organizzazioni criminali riescono a infiltrarsi nel tessuto economico e sociale dei nostri territori, proprio per promuovere una cultura di contrasto alle mafie, un processo di crescita e sviluppo sociale di responsabilità. Concretamente noi operiamo suddivisi in gruppi di lavoro che operano su diversi temi, i beni confiscati alle mafie, la memoria, percorsi educativi di cittadinanza attiva, percorsi di collaborazione con le scuole, come anche ha detto prima Federica con il tavolo antimafia di Canicrati. Sui beni confiscati noi abbiamo iniziato un'azione di mappatura dei beni confiscati nel territorio, in collegamento con l'Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati, abbiamo fatto una ricerca che abbiamo presentato lo scorso anno, che ha permesso di mappare, identificare, di fare un primo censimento che andremo ad aggiornare ogni anno sui beni confiscati del nostro territorio, che sono diverse decine, sono distribuiti su quasi tutti gli 11 comuni nel Legnanese, alcuni sono ancora in gestione da parte dell'Agenzia Nazionale per i Beni Confiscati, altri sono già giunti alla confisca definitiva e sono stati assegnati ai comuni, alle amministrazioni locali per essere destinati ad attività di utilità sociale. Il nostro fiore all'occhiello sul territorio è un bene confiscato che si trova a Riscaldina, che si chiama l'Osteria Latena, dove operava appunto un ristorante che è stato confiscato alle organizzazioni criminali e dove tramite un percorso di coprogettazione l'amministrazione comunale e delle realtà associative locali hanno fatto rivivere un'osteria, un ristorante, per dimostrare che questi beni possono vivere, possono tornare alla comunità ed essere gestiti con metodi assolutamente leciti, legali e utili alla società civile. Però nel nostro territorio esistono tanti altri beni, tra cui immobili che sono stati destinati a diverse finalità, soprattutto all'attività di housing sociale, cioè di accoglienza abitativa di persone in condizioni di fragilità. Il nostro intento è quello di affiancare le amministrazioni e supportarle nei percorsi, che sono percorsi anche piuttosto complessi, che sono quelli indicati dalla legge sui beni confiscati, che portano prima alla confisca appunto, e poi alla destinazione, all'utilizzo, al riutilizzo sociale di questi beni.
Quindi questo è il nostro impegno e nei prossimi anni saremo a fianco delle amministrazioni che vorranno collaborare su questi progetti. Grazie Giampiero per questa illustrazione del lavoro e dell'attività che fate sui nostri territori. Sappiamo quanto è importante tenere alta attenzione per la moda del territorio dove ci sono in comunità, forse quelli ci sono, no? Che di solito non vanno a far casino dove sono presenti e non ci sono in modo di infiltrarsi. E qui adesso darei la parola a Borsellino per la chiusura, per le sue riflessioni e qualche consiglio per i nostri giovani che ci ascoltano e che ascoltano questa tavola rotonda, dall'esperienza che abbiamo maturato in questi anni su questo importante tema. Sì, per quanto riguarda l'iniziativa di Libera di leggere i nomi delle vittime di mafia, io credo che sia un'iniziativa bellissima, perché alcuni dei familiari di vittime di mafia, dobbiamo ricordare che sentono ricordare il nome dei loro cari soltanto in quel giorno. Non tutte le vittime di mafia si chiamano Paolo Borsellino e Giovanni Falcone, che sono continuamente ricordati, ma ci sono nomi che purtroppo vengono ricordati solo in quel giorno, e quindi deve essere una grande consolazione, diciamo, per i familiari sentire almeno in quel giorno e per iniziativa di Libera per ricordare il loro nome. Io a questo proposito ricordo una cosa: nostra madre, quel giorno in cui ci disse che avremmo dovuto fare vivere il sogno di Paolo e quindi andare dappertutto, dai giovani soprattutto, volle anche essere accompagnata dalle mamme dei ragazzi della scorta che avevano sacrificato la vita insieme a Paolo. E quando la portammo da queste mamme, dalla mamma di Catalano, di Emanuela Loi e di Traina, lei si inginocchiava e le prendeva la mano e gliela baciava, perché diceva a quelle mamme che avevano sacrificato la vita dei loro figli per suo figlio, e quindi lei gli doveva la riconoscenza eterna. E poi ci raccomandò, ci fece giurare che ogni volta che avessimo pronunciato il nome di Paolo avremmo dovuto ricordare anche il nome dei ragazzi che erano morti insieme a lui, perché non sono soltanto i ragazzi della scorta, come li chiamano. Io ricordo una volta, ero con la mamma di Agostino Catalano, che era molto attiva, andava negli incontri. Una volta si avvicinò un giornalista e le chiese come si chiamasse suo figlio. E quella mamma, che adesso non c'è più, se n'è andata senza avere né verità né giustizia, come tante altre mamme, scoppiò a piangere e disse: io sono la mamma di un ragazzo che si chiamava Scorta, perché non avevano neanche la consolazione quelle mamme di sentire nominare il nome dei propri figli. E quindi nostra madre ci ha fatto giurare che ogni volta che avessimo pronunciato il nome di Paolo Borsellino avremmo anche pronunciato il nome di Agostino Catalano, di Emanuela Loi, di Claudio Traina, di Vincenzo Limuri e di Eddie Walter Cosina, quei nomi che mia madre ha voluto inviare a Meglio, in quella lapide sotto quell'albero d'olivo che ha voluto lei che fosse piantato in via D'Amelio, perché quella strada diventasse un simbolo di non più di sopraffazione, di violenza, ma diventasse un simbolo di speranza, e volle che fosse piantato quell'olivo proprio nella buca scavata dall'esplosione, lì dove, in quella terra dove si è mescolato il sangue di Paolo e di quei ragazzi, e ha voluto fare scrivere i nomi di Paolo, di quei ragazzi, in maniera che prima Paolo, poi Agostino, poi Claudio, poi Emanuela, poi Vincenzo e poi Walter, in maniera che facessero la parola pace, le iniziali, e poi pace e poi VW di Vincenzo e di Walter, in maniera pace viva. Ha voluto che questi nomi fossero uniti insieme per fare questa scritta, un'invocazione alla pace, di cui in questi tempi così bui di questa guerra che di nuovo sta insanguinando il mondo, sono veramente delle parole da ripetere in ogni maniera. Ecco, io non ho esperienza di beni confiscati. Pronto?
Io non ho esperienza di beni confiscati perché il movimento delle agende rosse, per gestire i beni confiscati ci vogliono delle possibilità economiche, e il movimento delle agende rosse non ha la struttura per farlo, non soltanto, e poi noi non riceviamo e non abbiamo mai ricevuto nessuna sovvenzione dallo Stato, perché io volutamente non ho mai chiesto nulla, perché io ho sempre detto che dallo Stato voglio verità e giustizia, e quindi si potrà parlare di altro, ma prima devo avere della verità e giustizia che ancora non ho avuto. Però ho voluto al quartiere dove siamo nati, dove è nato Paolo, dove è nato Giovanni Falcone, dove è nato anche Tommaso Buscetta, perché era un quartiere povero di Palermo, il quartiere della Calza, dove mio padre aveva la farmacia e dove c'era la casa dei genitori, dei nonni di Falcone. E ho voluto in quel quartiere, non in un bene confiscato, ma in quella che era la nostra vecchia farmacia, che era stata abbandonata perché mia sorella, che ha continuato il lavoro di mio padre, l'aveva trasferita in un'altra parte di Palermo. E quella locale era diventato un rudere, c'era la bottega di un fabbro. Io, tornando a Palermo e passando davanti a quella che era la nostra farmacia, in quella strada di cui ho tanto ricordi, di quando da bambino ci camminavo insieme a mio fratello, quella strada in cui ha camminato anche Giovanni Falcone, in cui probabilmente avremmo dato dei calci alla stessa palla di pezza, perché erano quelle dei giochi poveri quelle che si facevano in quella strada. Ecco, ho voluto quella nostra vecchia farmacia riprenderla in mano. Ho comprato a mie spese anche i locali vicini per poter ampliarmi il locale e poter anche avere una floristeria, e ho voluto che nascesse la casa di Paolo, che non è un museo, ma è una casa dove voglio che i ragazzi di quel quartiere, che è un quartiere ancora a rischio, ragazzi che spesso abbandonano la scuola dopo le scuole elementari, che non hanno a casa chi gli possa dare una mano, chi possa aiutarli, perché i genitori quasi sempre sono analfabeti e spesso sono anche in galera, in quella casa possono venire a imparare che gli sbirri non sono come dei nemici, come gli dicono a casa, perché questo è l'ambiente in cui vivono e crescono quei ragazzi, ma sono dei ragazzi come loro, che magari fanno quel lavoro perché a Palermo non hanno trovato un altro lavoro e quindi hanno scelto di servire lo Stato. E in quella casa di un'accoglienza dove soprattutto questi ragazzi possono venire a trovare l'amore di Paolo, cioè chi gli fa una carezza, chi gli dà una merenda. Quelli sono ragazzi che la merenda a casa non sanno proprio neanche cosa sia. Sono ragazzi che in periodo di Covid avrebbero dovuto interrompere le scuole completamente, perché non hanno a casa i tablet, i computer per poter continuare a studiare anche a distanza. E invece in quella casa hanno la possibilità di trovare chi li aiuta nello studio, chi gli fa una carezza, a volte basta anche quello, e chi gli dà la possibilità di poter avere nello studio quell'aiuto che a casa non riescono ad avere. Spesso nelle stanze in cui vivono questi ragazzi sono dei bassi, i bassi sono delle case composte da una sola stanza che danno sulla strada, e spesso non hanno a casa neanche il tavolo per studiare, perché l'unico tavolo che c'è in quella casa serve alla madre per stirare, per cucinare, per fare tutto, per metterci il cestone con l'ultimo nato. Ecco, nella casa di Paolo questi ragazzi vengono a trovare un po' di amore, e soprattutto vengono a chi trovano chi gli insegna a guardarsi dai cattivi maestri, perché i cattivi maestri, una volta c'erano gli artigiani che prendevano questi bambini a bottega e gli insegnavano un mestiere, adesso non ci sono più, ma i cattivi maestri per la strada li trovano, sono chi gli insegna a rubare una bicicletta e poi a portarla da quel ricettatore che gli dà qualche lira, chi gli insegna magari a portare delle bustine di polvere bianca all'ingegnere o all'architetto che abita pure in quel quartiere. I cattivi maestri li trova e noi gli insegniamo a guardarsi dai cattivi maestri, e non soltanto, visto che io sono ingegnere, lavoro con i computer, gli diamo la possibilità
non di imparare il computer, quello lo conoscono queste generazioni meglio di noi, anche se questi ragazzi i computer non ce l'hanno, ma un telefonino in mano bene o male ce l'hanno tutti, ma noi gli insegniamo a programmare i computer in maniera che possano, per loro il computer possa essere uno strumento di lavoro e quindi possono avere la possibilità di avere qualcosa in più rispetto agli altri ragazzi più fortunati di loro, che sono nati in famiglie più fortunate di loro. E poi, visto che la casa dispone anche di una foresteria con 8 posti letto, abbiamo dato la disponibilità proprio in questi giorni di accogliere una famiglia di esuli ucraini che potranno venire in quella casa e trovare un letto, trovare un rifugio e trovare anche loro, conoscere che cos'è l'amore di chi cerca di offrire, di dare qualche cosa agli altri. Per quanto riguarda i ragazzi, io ho dovuto chiedere anche di rimandare questo incontro di oggi, perché in questo periodo, approfittando anche io del fatto che adesso ci sono state tante restrizioni, loro ho cercato di fare necessità virtù e faccio un mare veramente di incontri via web, tutte nelle scuole. Stamattina ne ho fatto uno con una scuola della Val di Susa e in questi giorni, nei mesi di marzo, aprile, maggio, ho un incontro al giorno. Un incontro al giorno, qualche volta anche due, perché incontrando i ragazzi io ritrovo quella la speranza di Paolo, che era la speranza di Paolo. Incontrando i ragazzi cerco di mantenere quel giuramento che ho fatto a nostra madre, quello di tenere viva la memoria di Paolo, tenere vivo il sogno di Paolo. E a questi ragazzi spesso mi chiedono: ma noi cosa possiamo fare per combattere la mafia? Gli dico: ragazzi, voi per ora dovete fare il vostro dovere di cittadini in erba, voi dovete studiare, conoscere. Era quello che ci diceva nostra madre, che ci ha insegnato veramente tutto, ci ha insegnato anche a leggere, non a leggere le lettere dell'alfabeto, ma l'amore per la lettura. Io cerco di portare questi insegnamenti di nostra madre, senza la quale Paolo non sarebbe stato quello che è stato, per portarli anche a questi ragazzi. E poi gli dico di, visto che anche nella loro società esiste, non la mafia, ma sicuramente la mentalità mafiosa, perché questo è il bullismo, è nient'altro che questo, cioè dei ragazzi che con la forza del gruppo esercitano violenza su qualche altra persona perché è più debole di loro, e questa è la mentalità mafiosa. E quello che gli dico è che, denunziandoli, perché questo è quello che devono fare, non intervenire perché magari poi prendono le botte anche loro, ma come quando saranno cittadini, se saranno testimoni di un reato, devono denunziare il reato di cui vengono a conoscenza all'autorità, devono fare lo stesso a scuola. Se sono a conoscenza, sono testimoni di episodi di bullismo, denunziarli all'autorità della loro società, all'insegnante, al preside, perché in questa maniera non soltanto aiutano il ragazzo che è, diciamo, oggetto del bullismo, ma aiutano anche quei ragazzi, i bulli, che stanno prendendo una cattiva strada e forse, se corretti in tempo, riusciranno anche loro a rimettersi sulla strada giusta. Non è fare la spia, denunciare un episodio di bullismo di cui si è testimoni, è semmai invece proprio comportarsi come dovranno comportarsi da bravi cittadini. Quello che devo dirvi è che io l'attenzione che trovo nei ragazzi è qualcosa di incredibile. E certe volte, soprattutto quando andavo in presenza, mi capitava di parlare anche per 2 ore di seguito, e in quelle 2 ore, se una mosca fosse volata nella stanza, si sarebbe sentito il battito delle ali. E hanno una capacità di una voglia anche di apprendere cose che non conoscono, cose che a scuola non si studiano, e hanno una voglia di apprendere il nostro passato, forse perché capiscono che soltanto così si potranno rendere conto di questo presente e quindi cercare poi di influire sul loro futuro. Questi ragazzi mi hanno dato, dopo tanti momenti di scoramento, mi hanno ridato la speranza, e oggi io, attraverso i contatti che ho con questi giovani,
ripeto, in questi 3 mesi farò un incontro al giorno e anche più di un incontro al giorno, e questo mi darà la forza per continuare a combattere e mantenere fino all'ultimo giorno della mia vita, come ho promesso a mia madre, la promessa che mi ha fatto fare sulla tomba di mio fratello. Grazie a tutti. Grazie a lei. Grazie a lei, dottor Salvatore. Beh, siamo arrivati alla conclusione. Ti ringrazio. Bene, io ringrazio Barbara Italia, assessore della cultura Comune Traviano, che ha voluto organizzare questo evento in diretta con Salvatore Borsellino, che ringrazio, perché è bello sentire comunque anche quello che state facendo a Palermo, la possibilità a questi ragazzi che hanno un posto dove poter imparare qualcosa e non imparare a rubare, come ha detto lei, è un peccato che non ci sono più quegli artigiani dove i ragazzi potevano veramente andare a imparare qualcosa di sano. Ringrazio Gianpiero Colombo della Associazione Libera Mignano e Federica Marcucci, responsabile del tavolo antimafia di Canegrazia. Grazie. Ringrazio tutti e spero di ritornarci a trattare questi argomenti, perché dobbiamo sempre, secondo me, porre l'attenzione, tenere alta l'attenzione e ricordare anche ai nostri giovani l'importanza di non dimenticare per essere poi delle persone migliori. Grazie ancora a tutti, a presto. Grazie a tutti.